Tre buoni motivi per venire a vedere questi italiani in Algeria? Perché c'è un cast fantastico, l'opera è molto divertente, è molto colorata ed è piacevolissima e la musica è fantastica. Ne ho già detti quattro, mi pare. Le mie scene preferite? Diciamo che sono tante. Prendiamo due esempi. Finale primo, che era stato definito da Stendhal una follia completa e organizzata. E il terzetto dei pappataci del secondo atto. Ma poi c'è anche il finale dell'opera, ma è tutto molto bello. Cosa mi sono inventato stavolta? Abbiamo un cuoco nel finale a cucinare un piatto di tagliatelle con sugo di pomodoro fresco e abbiamo chiamato Antonino Cannavacciuolo a fare il cuoco degli italiani in Algeria. Per chi non conosce Italiani in Algeria, posso dire che è un'opera molto piacevole, briosa, divertente, dinamica e che mette un po' in luce le caratteristiche tipiche degli italiani e delle italiane, cioè i loro difetti, i loro pregi, le loro manie, le loro abitudini. È una versione, diciamo, primi 800 di tutta una serie di difetti e curiosità dell'italiano medio odierno.